Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui con un mio amico, piccolino come vedete. Qualcuno di voi già lo conosce. Oggi siamo qui per fare un super allenamento di spalle. E mi raccomando ragazzi, guardate tutto il video, perché a fine allenamento andiamo a sgarrare e abbiamo già fame. Ragazzi, prima di iniziare con l'allenamento vi voglio mostrare la mia integrazione marcata Yamamoto Nutrition. Qui abbiamo come pre-workout il Flexotor, lo utilizzo sempre 30 minuti prima dell'allenamento, mi dà tantissimo pump, maggiore focus, maggiore energia durante tutto l'allenamento. Nell'intra-workout utilizzo creatina micro insieme a Glycoball. Glycoball sono carboidrati a rapida assimilazione, abbinati con la creatina, sono una bomba per la crescita muscolare. Ragazzi, se volete acquistare questi prodotti sul sito Yamamoto, vi ricordo di utilizzare il nostro codice influencer Gianire, che è accumulabile con tutti gli altri codici sconto che trovate sul sito. Oggi ragazzi andiamo a fare un allenamento pesante, proprio perché non mi sono mai allenato col super big, abbiamo deciso di caricare. Partiamo con il primo esercizio, alzate laterali, mettendo un carico importante, abbiamo appena finito il riscaldamento. Io provo a fare 20 kg stando tra le 8-10 ripetizioni. 10-12, ok, let's go. Magari mi dai una manina, mi dai una manina. E carico uomo! Carico! Let's go, come on! Uno, diamo, due, diamo, tre, sì uomo, quattro, su, cinque, su, sei, ancora, sette, otto, ne voglio quattro ancora, diamo, nove, su, dieci, dai bestia, undici, su, dodici, facile, bravo, bravo. Le ultime non l'ho chiuse, però... è già sudato, grande, bravo. Cazzo, sono pesanti, eh. Dai, eh, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 30. Bello, bello, ce l'hai. Easy, bello. Uomo. Non sto nemmeno easy, uomo. Adesso siamo passati alla shoulder press e abbiamo deciso di caricare tutto il pacco pesi del macchinario e proviamo a fare 4 serie per massime ripetizioni. Dai, eh! È un gioco! Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, andiamo! Un'altra, altre due, una, due, ancora. Cazzo! Cosa bruciato? Quante ne hai fatte? 20. 20. Mi sa che non l'ho fatto. Mi sa che non l'ho fatto. Andiamo. Vai, dai, andiamo. Uno, andiamo. Due, tre, pensi tu di libro, come on. Quattro, cinque, andiamo. Sei, arrabbiati su. Sette, ne hai. 8, ne voglio ancora, bro, ne voglio ancora. Andiamo. 10, ne hai più, bro. Fammi vedere chi sei, andiamo. Andiamo. Di più. Ne voglio di più ancora. Ancora. Su, alzalo. Alzalo, cavolo, alzalo. Bravo. Dio santo, non voglio bestemmiare. Come ti senti, Big? Carico. Queste spalline? Carico. Sono calde, le mie sono distrutte. Comunque adesso passiamo alle alzate laterali nuovamente, però questa volta le andiamo a fare con il macchinario, guidate, e le facciamo lente e controllate, a differenza di quelle che abbiamo fatto prima dove ci siamo spaccati e le abbiamo anche un po' sporcate.
Allora ragazzi, siamo arrivati all'ultimo esercizio, poi dopo andiamo a sgarrare. Andiamo a colpire il deltoide posteriore, perché la spalla, bene o male, l'abbiamo allenata tutta, manca quel punto lì. E poi comunque stamani, non so se l'avete notato, mi sono svegliato che ho il naso rossissimo. Anch'io. Non so perché, non so perché. Sembro la rena di Babbo Natale. Voglio provare a farti fare una tecnica che mi ha insegnato un coach quando sono stato negli Stati Uniti. E mantieni sempre in contrazione tutta la schiena, così hai un maggiore coinvolgimento del deltoide posteriore. Uno, contrai. Due, bravo. Tre, su. Andiamo. Quattro, facile. Su. Cinque, andiamo. Sei, sette, andiamo, facile, otto, squeeze, come on, nove, bravo, dieci, la posizione in cui mi ero messo era un po' pericolosa, mi ero messo così, andiamo, su, bravo, di più. Sei casato? Fatto ridere, eh? Poi quelli che hanno questo tipo di abbronzatura sono pure pericolosi. Così mi hanno detto, è vero? Allora ti dico. Così? Sì. Non c'entri. Allora. Esatto, però fai la pausa, okay, contrazione, okay. Perché è leggero, non è precisissimo. Uno, 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 scendi. Due, 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 scendi. Tre, 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 scendi. Scendi piano, quattro, 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 scendi. Cinque, 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 scendi. Sette, sei, sette. Dai, almeno 12. Sette, sette, sette. Forza, forza, forza. 9, 9, 9, 10, 10, 10. Dai, altri due, eh. Scendi piano. Dai, l'ultima, pausa, scendi piano. No. Leggera. Leggera, leggera. Easy, uomo. Niente parole, niente parole. Andiamo a mangiare, andiamo a mangiare. Allora, allenamento andato. Non un allenamento troppo pesante. Ci siamo focalizzati su sentire i muscoli. 4-5 serie a esercizio, ci siamo spaccati, ripeto, non troppo, magari più avanti, io adesso dovrò andare a fare la seconda parte della mia operazione, tu vieni a Dubai, io torno a Dubai, magari quando mi riprendo ci facciamo un allenamento di quelli più di pesanti, quelli tosti, pesanti, pesanti, pesanti. E niente da dire, adesso cosa c'è da aggiungere? Che andiamo a sgarrare. Andiamo a mangiare, ragazzi. Siete pronti? Siete pronti? Sì, signor capitano! Andiamo. Alright ragazzi, allora, allenamento fatto, direi che ci siamo meritati questa mangiata. Cavolo, finalmente che fame. Si sgara, io sono affamato, sono tipo le 22.17, sono le 10.17, è il momento di ricarburare. Ultimo tuo sgarro, godiamocelo. Ho tantissima come fame. Abbiamo tre pizze, una grande peperoni la mia con la crosta ripiena di formaggio, la sua è una margherita con la crosta sempre ripiena di formaggio, e poi una chicken barbecue. Questa è una stile, è una pizza stile americana, quindi italiana. Niente a che vedere con quella italiana, esatto, molto più non, formaggiosa. Esatto, non insultateci, questa è una pizza americana. E niente, io direi che... Guardate qua ragazzi, guardate qua. Ripiena di formaggio nel cornicione. Se non è food porn questo. Quindi in poche parole, mangiamo. Buon appetito ragazzi. Pizzette, non poteva mancare il dolce. Che cosa abbiamo preso? Allora, siamo venuti da Cheesecake Factory. Chi mi segue ragazzi saprà già quanto mi piace questo posto.
oggi optiamo per le cheesecake più leggere, perché io sinceramente sono già pieno. Se non personalmente ti avrei fatto assaggiare qualche bomba calorica qua da 1500 calorie, okay. Ma oggi andiamo sul leggero, okay. Per lui la fresh strawberry, che è molto leggera, molto buona, cremosa, niente da dire, buona. Ora si buona, assaggia, buona, buona. E per me la salted caramel, caramello salato. Andiamo? Andiamo, andiamo. Partiamo con la panna. Buono? Mamma mia. Buono. No, no, posso assaggiare. Mamma mia. Questa è molto buona. Buona anche quella al caramello. Dopo il salato direi che è arrivata l'ora di andare a dormire. Il bambino sta scalciando, tre mesi. Abbiamo mangiato come dei porcelli, ci siamo allenati abbastanza forte, ce lo siamo meritati, ce lo siamo meritati, siamo belli cotti. Noi ragazzi vi ringraziamo per aver visto questo video, lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale se volete vedere magari un mio video nel canale di Big, scrivetelo sotto. Let's go.